Benvenuti al primo episodio del nostro nuovo videoblog dedicato al mondo dell'agricoltura. Parleremo di macchine agricole, eventi, lavorazioni sul campo e tanto altro. In questo episodio apriamo alla grande con il New Holland T8 435 Blue Power. Partiamo con una descrizione della macchina, poi ci faremo un giro su strada in cui Manuel ci parlerà della trasmissione autocommand e infine vedremo tutta la potenza del T8 con una lavorazione in campo. Bene, prima di iniziare non dimenticare di iscriverti al canale, lasciaci un commento qui sotto e buona visione! ...435 cavalli, 13 tonnellate e trasmissione a variazione continua da 0,03 a 50 km orari. Il T8 435 edizione Blue Power si presenta veramente bene. A partire dal motore, un motore che si fa sentire il cursor 9 da 8,7 litri di Fiat Powertrain, dotato della tecnologia EcoBlue iESCR, che garantisce la potenza che serve rispettando tutte le normative Tier 4B sulle emissioni. A tutto questo aggiungiamo interventi di manutenzione solo ogni 600 ore. Non dimentichiamo che Fiat ne ha di esperienza nella progettazione di motori. Ha inventato la tecnologia Common Rail negli anni 80, introducendola poi nel mercato automobilistico nel 97 con Alfa Romeo 156 e in campo agricolo con il trattore serie New Holland TSA. La serie T8 offre il passo più lungo dell'intero segmento. Il modello autocommand arriva a 3,55 m, circa mezzo metro più lungo dei concorrenti. Un passo più lungo significa una maggiore stabilità, meno zavorre da installare e più trazione. È una macchina con pneumatici molto grandi, parliamo di 650/65 per gli anteriori, eppure riesce a seguire delle manovre molto strette. Grazie al particolare profilo del cofano motore, infatti, i mozzi riescono a ruotare di ben 55 gradi. Voglio farvi provare la cabina, tra le più silenziose del mercato. Sentite qua! Solo 67 decibel percepiti. Il sedile montato in questa cabina è l'eccezionale Auto Comfort, che regola l'ammortizzazione in base al peso dell'operatore tramite degli appositi sensori. Allora, io voglio fare un giro su questo bestione. Nel frattempo che siamo su strada, ci facciamo spiegare le funzionalità della trasmissione autocommand e della leva multifunzione Command Grip da Manuel. Ciao Manu! Buongiorno Filippo! Allora, facciamoci un giro, dai, sono curioso. Allora, siamo sul T8, la macchina è in modalità parcheggio. Ok. Quindi abilito la macchina in questo modo. La macchina ha il cambio autocommand, quindi io ho abilitato anche il monitor in modo da poter vedere l'impostazione delle velocità anche qui sull'interview. Così è più comodo. Così è più comodo, se no altrimenti lo posso vedere su questa posizione. Il montante d'angolo. La macchina è ferma, adesso o muovo. Ok, il pedale del gas. E quindi io adesso, dandogli sempre giù fino al massimo, vedete che qui mi si compare, mi riempie l'asta e mi porta a in automatico a 49 km orari. Ok, se io rilascio il gas vedi che la macchina diminuisce. In contemporanea, se io voglio gestire la cloche, non ho bisogno di modificare nulla, basta che lascio il pedale del gas, sì, muovo la cloche e lui mi riconosce che adesso è la cloche che gestisce. E tu stai comandando la velocità dalla cloche. Adesso, come vedi, ho impostato 49-50 km orari, adesso io sto aumentando la velocità. Se voglio, invece che stare sempre a spingere qua, voglio raggiungere la mia velocità in modo repentino e senza che io tocchi nulla, basta che pigio il pulsante cruise e la macchina automaticamente mi colora tutta la barra e mi porta a 49 in cruise control, come sulle automobili, quindi in cruise control. Cioè, sul trasporto su strada è molto comoda, quindi la trasmissione autocommand, perché permette una grande versatilità, diciamo. E se tu consideri, se io rimetto il cruise, guarda quando raggiungo i 49 km orari, che lui ha stabilito la velocità
come scendono i giri del motore. Ah, attualmente sono a 1000. Ma scenderemo fino a 1490 giri. Quindi c'è un grande risparmio di combustibile. Sì, perché io sto andando alla velocità desiderata, ma vedi 1630, 1610, 1610. Lui adesso gestisce il gas, non gli serve il gas, quindi il motore viene diminuito i giri, però mi mantiene 49, vedi, 1490. Tutto per ottimizzare i consumi, chiaramente. Tutto per ottimizzare i consumi. Ho finito la mia discesa, o magari devo fare una situazione un po' particolare, ritorno in una situazione come questa. Percorribile dritta, certo. Riaumento la mia velocità, cruise control inserito e la macchina mi torna a 49. Devo dire che Il ponte ammortizza. Il ponte ammortizza veramente bene, la cabina è davvero silenziosa, veramente confortevole, anche il sedile passeggero è davvero comodo. In più ho la possibilità di pigiare questi pulsanti, sono tre posizioni in cui vado a dare l'aggressività all'inversore e anche alla frizione del cambio. Quindi certo, questo pulsante più che altro si usa quando vado a fare dei lavori stradali o dei lavori più pesanti. Quindi magari sui lavori stradali due luci accese o una in base al peso che ho, lavoro molto pesanti, magari tutte e tre le luci in aratura. Stavo notando che la visibilità su questa cabina è veramente eccezionale, i montanti quasi non si avvertono, che c'è una bella visibilità, nonostante che c'è anche... Sì, ah no, certo, ovviamente, però è impostato sulla linea del montante, quindi riesco a vedere benissimo sia la parte avanti, quindi se l'indomani dovessi avere anche una seminatrice, non montassi il satellitare, ma dovessi avere dei segnafile, certo. Riesco a vederli, come riesco a vedere qua, e riesco a vedere anche la parte della ruota esterna. Ah, è molto importante durante le manovre. Ma se poi mi alzo leggermente riesco a vedere anche il tiro. Cosa eccezionale che delle volte quando vai a agganciare l'attrezzo o il rimorchio non riesci. È vero. Quindi come visibilità. Poi ha dei specchi veramente eccezionali perché ti copre diviso in due in questo modo, riesci a vedere sia la parte bassa sia la alta. È vero. Perfetto Manuel, grazie mille del giro. Grazie a voi. È stato proprio un bel giro e la cabina era veramente silenziosa e ben ammortizzata. Io ero sul sedile passeggero e non sentivo nessuna buca. Ora toccherà andare a provarlo sul campo. Allora siamo in campo con il T8 435 Blue Power. Un attimo che ci godiamo il passaggio. Quando passa sembra più un aeroplano, il Cursor 9 si fa sentire veramente tanto. Serve molta esperienza per manovrare questo tipo di macchine, fare certi tipi di lavorazioni. Ah, dicevamo che questi ettari sono lavorati per il tabacco. La piantina del tabacco richiede un'aratura molto profonda, un terreno molto profondo, come vedete infatti sono almeno 40 cm buoni. Adesso direi di salire in cabina per godere della vista. Del T8 in cabina con Fabrizio, stiamo facendo le lavorazioni di fine campo, terreno un po' bagnato, siamo a 45 centimetri abbondanti, mi diceva, appunto perché la pianta del tabacco richiede delle profondità piuttosto importanti. Chiaramente essendo dei lavori di finitura bisogna andare piano, quindi siamo intorno ai 5 km e mezzo.
e bisogna essere, diciamo, appunto più precisi possibile. In più c'è da dire che è stata rifatta la scollina e quindi c'è tutto il terreno messo sul campo. Sono stati fatti dei lavori, quindi è stata estratta appunto della terra, messa sul campo e quindi è tutto molto sconnesso. E bagnato perché ha piovuto fino a pochi giorni fa. Quindi è una lavorazione particolarmente impegnativa. Vedete, le ruote sono letteralmente colme di terra perché è proprio bagnato e c'è della terra appunto di riporto davanti a noi. Quindi bisogna controllare particolarmente lo sforzo, dico bene Fabrizio? Sì. E serve anche molta manualità per gestire la macchina e l'aratro in questa situazione. Ok, ora siamo a pieno regime e andiamo intorno ai 10:30, vero Fabrizio? Sì, sì. Con giri motore intorno ai 1700? 1700. E il regime di consumo per area ti dà intorno ai 26 litri per ettaro. Ciao Fabrizio, buon lavoro. Grazie. Grazie per essere stati con noi. Non dimenticate di iscrivervi al canale e se vi è piaciuto l'episodio fatecelo sapere con un commento qui sotto. Alla prossima!